valle. Ci credo poco. Ti conosco da lunga data, fin da quando c'era la buon'anima di mio marito. Intelligenti, pratici, ma bravi per i fatti loro. Ma li sa fare. E poi è coraggioso. Dicono che arrivando abbia incontrato alcuni uomini che gli sono andati incontro con il fucile per difenderlo da eventuali attacchi briganteschi. Credo io. Io stessa avevo scritto ad uno dei contadini di fare così. Vi pare, signorina Volpicelli, che avrei accettato la sua proposta di amministrare i miei beni senza assicurarvi l'incolumità? Siete sempre così, signora Marianna, donna accorta, premurosa. Vi conosciamo bene, come? Ma non pensavo che avreste organizzato un'accoglienza così garbata e opportuna all'avvocato. Sono rammaricato di non essere stato pronto ad offrirmi di accompagnarlo. Con tutte le accortezze della signora contessa non si sa mai. E poi, due valgono più di uno e quattro più di tre. Non che io sappia usare le armi, ma un po' di coraggio ce l'ho anch'io. Ma da valle non vi è ancora giunta nessuna notizia. Io so che Don Bartolo scrive quasi tutti i giorni. Sicuramente ci saranno notizie fresche. Non molte, solo pochi racconti circa gli incontri con la gente del luogo. Innanzitutto che hanno paura di un certo Pilone, che racchiude in sé il fascino del ribelle e la brutalità del brigante. Ma fa sul serio questo Pilone? Altro che, so che recentemente dal tetto di una casa ha fatto scendersi i soldati piemontesi, ammazzandone uno e ferendone un altro. È preciso, sicuro di sé, fulmineo, sia nel fuggire che nello scomparire. Pare sia un fenomeno. Andiamoci piano, signora contessa, con questa fascinosità di un malandrino. Di questa specie di eroi se ne narra spesso nella storia. Io per esempio ricordo... Voi, professore Pepe, siete una miniera di fatti antichi. Ma la signora contessa stava raccontando cose più interessanti di questi giorni. Questo Pilone non si sa mai quando arriva, da dove arriva e che intenzione ha di fare. Ma in genere con i contadini, se sanno stare zitti, e lo lasciano passare liberamente per le loro terre, è un bonaccione, ma vuole rispetto. Sto pensando a quel povero ragazzo venuto qui tra noi per fare il proprio dovere. Quasi mi sento male, pensando a sua madre. E se fosse una vedova come me? Signora Marianna, pensiamo al nostro Don Bartolo, che sta servendo voi, affrontando anche qualche pericolo, proprio per questo famigerato Pilone. Che volete? Quando penso che qualcuno soffre, specie dopo la morte di mio marito, non riesco a trattenermi. Lo so, quel soldato per noi è come un estraneo venuto a conquistare le nostre terre insieme ai soldati di Garibaldi e a tutta questa gente di poco buon affare. Ma è un ragazzo che muore lontano da casa, senza una carezza, giovane, bello, biondo come mio figlio. Signora, Bartoluccio è sempre un po' pericoloso nelle sue impennate. Sembra entusiasta di ciò che fantastica nella mente, ma non si farà colpire nemmeno di striscio, perché lui, anche quando sembra calmo e bonaccione, pensa sempre. Piuttosto, io sono quasi smanioso di sapere qualcosa da lui direttamente. Anzi, col vostro permesso, domani andrò a Valle per sapere qualcosa. Sento che la mia presenza è necessaria. Che dite? No, no, restate qua. Don Bartolo ritornerà presto, me lo ha promesso. E poi, non vi accada di fare come i tuoi compari. Voi andate a valle e lui è di ritorno verso Napoli. Saggia donna la signora contessa. Volete anche dire la parolina di elogio, professore? Io vi ringrazio. Ma io veramente penso così. Non è il caso che vi disturbiate tanto. E poi, voi dovete insegnare. Come fareste se andate a valle? C'è l'avvocato, signora Marianna. Ah, Bartoluccio, finalmente. Eccomi qua, sano e salvo in carne ed ossa, dopo l'incontro con i contadini di là. Ho visto il parroco e tante cose. Cosa c'è? Non vorrei parlare, perché mi strugge l'animo in un pensiero che non ho detto a nessuno. Parlate, Bartoluccio, io non resisto. Don Bartolo, qui siete una persona di famiglia, non ci fate stare sulle spine. Un'esperienza strana e bruttissima, che però si è conclusa. No, non si è conclusa ancora. È stupendo, non riesco a parlare. Ve ne parlerò un'altra volta, sì, un'altra volta. No,
star male. Un tremendo pensiero mi si è affacciato alla mente, un vago ricordo. Pian piano quel ricordo ha assunto coloriti sempre più marcati, come un uragano che tinge il cielo di buio. L'animo ti spinge in un abisso di tristezza. I miei ricordi universitari, la lettura di quel libro maledetto, le mie colpe, i miei rifiuti opposti alla grazia di Dio. Tornati nella mente, tormentosi e struggenti da farmi impazzire. Mi sono confessato. Ho detto a me stesso, Dio mi ha perdonato. Non c'è più nulla. Una luce mi rispondeva, impercettibile all'orecchio, ma lo dice nell'anima. Lo dici tu che Dio ti ha perdonato. Sarebbe troppo facile abbandonarsi alle proprie colpe, poi narrare tutto ad un prete, ed alzarsi felice e contento perché il fatto non sussiste. Per l'assoluzione della colpa. Io mi dibattevo, e sì, e no, è vero, non è vero. Io credo, ma non posso sperare nella misericordia di Dio. Le ho fatte grosse. Mi sono fatto consacrare come il prete dello spiritismo. Queste mani, questa bocca osa ancora pregare. Che deve farsi di me Dio? Lui ha bisogno di animi limpidi. Per me non c'è perdono. Così, una mattina greve, come se un velo di cenere fosse stato sparso per tutto il firmamento, sono uscito di casa. Senza sapere dove andassi, mi sono trovato nella via Nolana, quella strada che fiancheggia la vecchia chiesetta e va su per i paesi vesuviani. Camminavo quasi volando, trasportato dalla tempesta che mi ruggiva dentro. Mi sono trovato ad entrare in un vicoletto che chiamano Arpaglio, quasi selvaggia dimora degli archini. E là... Che è successo? Avete visto il diavolo? Chi ti ha fatto del male? Ho udito una voce dentro di me rasserenante. Se vuoi la salvezza, propaga il rosario. È promessa di Maria. Chi propaga il rosario, si sa. Avete visto la Madonna? Ascoltiamo, è interessante. Mi ricorda un pensiero di San Tommaso. Io mi sono fermato di botto. Con le braccia levate in alto, gridato. Se è vero che tu hai promesso a Maria che chi propaga il rosario si salva, io mi salverò, perché non uscirò da questa terra di Pompei senza aver qui propagato il tuo rosario. Grande, bello. Nessuna risposta. Mi avvolgeva un silenzio di tomba. Ma una calma è scesa repentinamente nell'animo. Una lontana eco di campana mi ha avvertito che era mezzogiorno. In ginocchio per terra ho pregato. Quando mi sono alzato ho sentito scorrere sulle guance una lacrima. Eccellente. Un onore così grande non l'avremmo mai immaginato. Il vescovo qui da noi. Signora Contessa, il vescovo è per il popolo come il pastore per il gregge. Dove sta il gregge non può mancare il pastore. Erano anni che speravo che qualcosa di nuovo nascesse in questa parrocchia posta agli estremi confini della diocesi e assai povera di tutto. E voi lo sapete meglio di me. Finalmente Bartoluccio, così voi lo chiamate l'avvocato Bartolo Longo, è giunto fin qui come un inviato della provvidenza. Gli dovremo essere grati per tutta la vita. Eccellenza, ma prego, mi lasci. La Madonna mi ha spinto, mentre io non pensavo affatto a questa terra. E poi, cosa avrei fatto da solo io? La prego. È tanto caro, avvocato, sempre in prima fila quando si tratta di opere di Dio. È un fenomeno, sembra che abbia le ali ai piedi. Don Giovanni, lo lasci dire a me che me lo sono trovato davanti, proprio dove non pensavo. Eccellenza, lei mi deve perdonare. Io ero andato a caccia, qui la zona è invitante, un bel fiume pulito, alberi, campagna solitaria, silenzio. Sembrerebbe un peccato non profittare. Dicevo che durante la caccia l'ho incontrato,
Ma lui non andava in cerca di piccole prede come facevo io. Si vedeva che i suoi pensieri erano rivolti a ben altro. Mi fece anche presente che era necessario un rinverdimento della vita pastorale di questa parrocchia. In verità, non dimostrai molto entusiasmo di questo fatto. Forse vi è dispiaciuto, Don Bartolo. No, anzi, ho ammirato la vostra prudenza. Ma adesso il nostro avvocato ci ha proposto di onorare la Madonna con un altare, da dedicare a lei sotto al titolo dei rosari. Anzi, è già arrivato da Napoli in quadro. Un po' malandato per la verità, ma presto ci servirà. È un quadro che pare, benché brutto assai, voglia costringerci a pensare. Sì, è vero. Anch'io resto pensoso dinanzi a quel che mi è successo. Qui, in questi giorni, ho visto grondare la grazia dal cielo. Ho visto che era giunto il momento di preparare il popolo alla preghiera del Rosario, come era mia personale promessa alla Madonna. Qui, in questi giorni, ho visto grondare la grazia dal cielo. Padre missionario, narrate voi che avete infervorato il popolo. Chiesa piccola, ma strapina. La gente si fermava fuori per ascoltare i missionari. Eccellenza, ne abbiamo predicato di missioni. Questa però è tutta un'altra cosa. È una rivoluzione della grazia. Sembra che Dio abbia mandato qui la Madonna in persona. Il quadro di cui parla il parroco, sì, è meno che nulla, anzi, quasi repellente. Ma c'è qualcosa in quel che è successo che due sono i casi. O questo quadro è da buttare tra i rifiuti, o c'è un mistero che non riesco a capire. Don Bartolo, dite voi a Sua Eccellenza. Lo avevo promesso alla Madonna che avrei diffuso qui a Valle di Pompei il Rosario, tra questa brava gente. È un qualcosa che mi fa sussultare l'animo quando ci penso. Insomma, avevo visto che era giunto il momento di preparare il popolo alla preghiera del Rosario. Specialmente gli uomini. Gli uomini? E voi riuscite a convincere gli uomini alla preghiera? I missionari hanno fatto tutto questo. A me è spettato andare a comprare il quadro per esporlo in chiesa. La Madonna lo voleva. E come mai un quadro così poco devoto? Avevo posto gli occhi sopra un bel quadro, nella bottega del Foggiano, a via Toledo. Ma il padre Radente, mio amico e confessore, al quale mi ero affidato, udendo da titolare il prezzo di 400 lire, me lo sconsigliò. Te lo darò io il quadro, mi disse, e mi avviò da una suora del Rosarino a Porta Medina, Suor Maria Concetta, che possedeva un quadro del padre Radente, comprato per 3 lire e 40 centesimi. Era dunque una cosa da poco. Sfido io che valeva niente o quasi. Ma poi ci andasse dalla suora. Noi aspettavamo ieri sera che arrivasse. C'era gente davanti alla chiesa, sia per assistere alla funzione con la predica dei missionari, e sia per vedere il quadro. Che delusione, padre. Mi dispiace, ma io stesso ero rimasto deluso. Che dico? Deluso è troppo poco. Io ero esterrefatto quando mi vidi presentare questo quadro dalla suora. Che però io a volte non le capisco le sue. Questa suora se ne viene tutta rombolante con un quadro da far riprezzo. Misericordia, dissi, questo quadro chi l'ha mai dipinto? E la suora non si scompose affatto? Tutt'altro, pimpante, come se mi regalasse una gemma, una pietra preziosa. Prendete questo quadro, mi disse, e portatelo via subito, ora stesso. Sarà sempre buono che d'ora innanzi mi si riesce di non avere, e non ci fu verso, nemmeno la difficoltà di non poterlo portare con me, perché ingombrante e per di più vietato. La suora si armò di tutta la sua autorità, e dico io, quale autorità poteva avere su di voi? Chi lo sa, ma queste suore sono amiche del padre Ramente, e lei in particolare doveva avere qualche missione speciale da compiere. Perché custodiva il quadro. Anzi, il quadro era appeso proprio lì, di fronte alla sua cellula. Eccellenza, anche noi siamo confessori di suore. E
È lo stile classico delle brave suore che maternamente sanno comandare. Sentiamo Don Bartolo. Dunque, anche a voi, benché avvocato, la suorina ha saputo rubare lo sceltro e vi ha messo lo guinzaglio? Devo riconoscere. Sapete come mi ha risposto? Quando ho mostrato le mie perplessità per portare via il padre. Ha detto, che fa che andate in quarta classe in piedi? Voi portate la Madonna. E come avete fatto? Per fortuna c'era il posteggio col carretto a Napoli. Angelo Turto, buon amico di Valle di Pompei, al quale mi sono affidato per far portare via il padre. Lui è stato premurosissimo. Ma nella sua bontà e semplicità me l'ha combinata bene. Eh sì, gliel'ha combinata proprio bella. Il quadro avvolto in un lenzuolo. Fortunatamente la suora ci aveva pensato. L'ha posto sul carretto. Lui trasportava letame così. L'ha portato così sul letame. Dio mio! Eccellenza, siamo confusi. Lei comprenderà bene. Siamo in campagna. Mio marito me lo diceva sempre. Lui, abituato alle belle serate tra la nobiltà di Napoli, faceva fatica a passare qualche giorno qui. Signora Contessa, non è nulla, proprio nulla. La Madonna è abituata a ben altro. Avete dimenticato la grotta di Betlemme? Vedo proprio un mistero in questo quadro. Chi lo sa? Guardiamo avanti. Don Bartolo, qui è meglio mettere da parte l'idea di una costruzione di un altare. Qui bisogna costruire la chiesa, la nuova chiesa, e qualsiasi altra iniziativa è perfettamente inutile. Dobbiamo costruire la chiesa, la nuova chiesa, grande, bella. Là è la terra. Avvocato, quello è il terreno. Ma non vi preoccupate. Un po' di soldi li raccogliete voi e il resto ci penserò io. È il Signore che l'ha ispirato. Eccellenza, è un'idea che dovrà diventare realtà. Eccellenza, io non sono capace di chiedere elemosine a nessuno. E poi ho i miei problemi, le mie lacrime. Io credo mio dovere erigere una chiesa, una nuova chiesa, che raccolga al culto divino tutta questa povera gente. Consiglio dei superiori è volere di Dio. Don Bartolo, vi ho proposto una cosa difficile, lo so, ma se me lo consentite devo andare oltre. Siete disposto ad essere chiamato ladro, brigante, ad essere trascinato per le vie di Napoli come un malfattore? Sì. Se siete disposto a ciò, voi compirete l'opera di Dio e Dio benedirà ogni vostra fatica, ogni vostra intenzione, ogni vostra speranza. Altrimenti non concluderete nulla. Sono confuso in me stesso, ma sono fiducioso. Forse riuscirò a pagare un debito col buon Dio e ancora oggi vi fa sentire una pulce. Costruirete una chiesa. Il ricordo del passato sarà un continuo atto di umiltà che farà da fondamento a questa opera, che voi comprendete bene, è di Dio. Eccellenza, queste mani mi scordano. Sono stato consacrato sacerdote dello Spiritismo. Voi? Sì, una crisi di identità cristiana, sviluppatasi nei primi anni dell'università, a contatto con professori discreti. Tra di essi, un prete, diede un libro e nel consegnarmelo mi disse: sai, Bartolucci, forse Gesù non è Dio. Io scattai alla curiosità di leggere quello che c'era scritto, mi avvinse e lessi. Passai dall'ombra al buio della notte. Solo pensarci, mi vengono i brividi. Bartoluccio che va brancolando come un cieco nel buio della notte. Lo conosco quel libro. È di Renan, un prete francese. E qui un'amicizia sbagliata fece il resto.
che alcuni amici, per aiutarmi a scoprire la verità, mi condussero a una seduta spiritica. Lì mi sembrò di aver raggiunto il massimo, perché i misteri mi si spalancavano davanti ogni giorno più affascinanti. Solo tardi me ne accorsi, quando a causa dei lunghi digiuni il mio stomaco e il mio intestino erano irrimediabilmente compromessi, mi resi conto che non potevo andare più avanti. Ma non c'era nessuno che vi sconsigliava? Un amico? Una lettera della mamma? Del papà? Non vi era nessuno che poteva farmi cambiare idea. Ero più che convinto. La grazia è sempre il bel granello di Dio che si nasconde per agguantarci paternamente. Andai a confessarmi nella chiesa di San Domenico Maggiore. Ma il padre era dentro. Mi scambiò per un terrorista e chiamò in aiuto un fraticello della sacrestia. Ma nella sua bontà e semplicità volle ascoltarmi lo stesso, e non solo quel giorno. Gli debbo tutto quello che sono. È l'amico dell'anima mia, e non saprei come fare senza di lui. È tempo di rimboccarci le maniche, caro Don Bartolo, ma l'animo mi dice che si sta spalancando il cielo su questo lembo di terra abbandonata. È davvero abbandonata. Sa cosa mi ha risposto un vecchio, al quale ho chiesto cosa sapesse della Santissima Trinità. Mi ha detto che quando lui era giovane sapeva che ce n'erano tre di Dio e che forse oggi uno è morto. Un altro si sarà voltato. Aspetto dunque vostre notizie, caro Don Bartolo. Il popolo che prega col rosario, la scuola per i ragazzi, le processioni con la confraternita. E noi ritorneremo, a Dio piacendo, faremo una nuova grande missione nella grande chiesa. E noi verremo da Napoli, con gli amici, i signori, insomma. Io spero, vecchierello come sono, di vedere qualcosa. Andiamo, andiamo. Grazie, signora contessa. Grazie per questa calda ospitalità. Vi raccomando, arrivederci a tutti. Caro Don Bartolo. E non vi fate prendere da visioni pessimistiche ed egoistiche. Ci riusciremo, non ci riusciremo, e ci vorranno molti anni. E se non avessimo il tempo di finire, non importa. Noi cominciamo, gli altri finiranno. Giusto questo. La provvidenza ci offre questo merito. Cominciare. Gli altri. Finirà. Professore, c'è l'architetto. Permesso? Permesso? Architetto carissimo, avevo aspettato in questo momento. Direi che me l'avete fatto sospirare. Permettete che vi presenti la signora Ernesta, la signora Cristina e la signora Mafalda. Ma accomodatevi. Deve sapere, architetto, che la signora Mafalda qui presente ci porta all'aria fine del vomero e il suo simpaticissimo sorriso sempre giovanile. Troppo buono il professore. Ha sempre una vena poetica, nonostante sia un matematico. Beh, forse non sbaglia la signora Mafalda, ma la matematica in se stessa è la poesia. Questa è bella. La matematica sarebbe poesia. Io per me, quando studiavo matematica, mi sentivo rizzare i capelli sul capo. Su, su, signora, andiamoci piano. L'armonia dei numeri è come la cadenza nei versi. Basta cogliere la trama dei richiami esistenti tra i vari numeri e si ha l'immagine di tutto ciò che esiste. Così nascono i grandi capolavori dell'architettura ed anche la bellezza di un campo di fiori o il firmamento trapunto di astri. È tutta qui. Omnia fecit. Impondere e mensura. Architetto, ma voi ci meravigliate. Avevate ragione, Don Tarquinio, di attendere l'architetto con tanto desiderio. È una vera delizia. Professore, c'è l'avvocato e la contessa De Fusco. Signora contessa, che piacere. Permettete che vi baci la mano. Ma accomodate, prego. Don Bartolo, è un vero piacere. Permettete che presenti la signora Cristina, la signora Ernesta, la signora Mafalda e l'architetto qua. Ferbe totus, professore. Il lavoro procede.
Sarà una chiesa modesta, ma dovrà contenere 2000 persone. E dove si deve costruire questa chiesa? A Valle di Pompei. Dove sarebbe questa Valle di Pompei? Ernestina, non farci fare brutta figura. Pompei, città romana, ai piedi del Vesuvio, distrutta dal Vesuvio. Adesso c'è solo un piccolo villaggio di poche case tra i campi. Pochi abitanti e senza una chiesa, perché quella piccolissima che c'è è mezzo cadente. Abbiamo fatto dei lavori, abbiamo imbiancato con della calce, ma lì era una rovina. Perfino l'altare di legno in qualche occasione veniva visitato dai turchi, i quali addirittura riuscivano a succhiare l'olio delle lampade. Perdonate, scusate, non avrei voluto, sono mortificato. E come mai avete pensato di costruire una chiesa proprio là? Signora Cristina, qui abbiamo l'apostolo che ha visto finanche i miracoli. I miracoli? Avevamo solo intenzione di costruire un altare da dedicare alla Madonna del Rosario, per aiutare i contadini a pregare, a riunirsi in confraternita. Il vescovo ci ha come incatenati col suo fare paterno e deciso. Dovete costruire una chiesa. Ce l'ha indicata. Su quel terreno vedo ancora quel braccio proteso e l'indice. Là, là, voi raccogliete qualcosa. Il resto ce lo metto io. Ci voleva proprio questo, con tutti i problemi che abbiamo. Ma è stata voce di Dio. Contessa, raccontatelo voi. Voi che siete stata testimone. Il 3 febbraio scorso mi recai dalla signora Lucarelli per sottoscrivere per un soldo al mese in favore della costruzione di questa chiesa. Donna Anna fu di una sensibilità eccezionale, ma mi parlò di una sua nipotina, Clorinda, orfana di entrambi i genitori, malata di epilessia, dichiarata inguaribile finanche dal professore Cardarelli. Voi ci pensate, inguaribile, lo disse Cardarelli. Poi che è successo? Ogni giorno convulsioni, più volte al giorno, e l'hanno persino salvata dal tombo nel pozzo di casa. Che strazio, Dio mio! È un male che non perdona, fa impressione, ma veramente impressione. Povera bambina. Ma ora è guarita, così, all'improvviso, un miracolo. Un miracolo. Avevamo portato a Valle di Pompei, beh, non lo portavamo noi, ma lo affidammo a un contadino che ce lo trasportò su un carretto agricolo. Che cosa? Era un quadro della Madonna del Rosario, da mettere in chiesa. Ma era troppo vecchio e troppo brutto. Un pittore ce lo ha restaurato, diciamo così, ce lo ha caricato di pittura. Ed ora non è più inguardabile come prima. Il 13 febbraio, davanti a tutti i contadini, quel quadro fu esposto alla pubblica venerazione. Tutti si impegnarono a dire il rosario, tutti con la corona in mano. I vecchi contadini, le donne con gli scialli, i bambini, le giovanette tutte compunte. Ma quel giorno cominciava la preghiera del rosario per tutta la Valle di Pompei. E da quel giorno la piccola Clorinda non ebbe più il minimo disturbo. Dovreste vederla, è una bellissima ragazza. Mai sentito una cosa simile? Ma l'avete vista voi la bambina, prima e dopo la guarigione? Il miracolo? Siete una donna fortunata. E pensate che quando il pittore ce lo riconsegnò, avendo chiesto più del pattuito, avevamo pensato di lasciarlo a lui. Tanto dicevamo, l'abbiamo avuto gratis. Quel quadro però è misterioso, brutto, ma rappresenta qualcosa che non so definire. Intorno vi fioriscono i miracoli. Ora dobbiamo pensare a fare la chiesa. Avete trovato amici che vi aiutino? Anche la signora Mafalda, la signora Ernesta, la signora Cristina saranno benediti di dare il loro contributo. Io da parte mia cercherò di dare tutto me stesso. Scusatemi, ma l'architetto chi è? Non abbiamo architetto. Beh, un disegno, un progetto l'avrete. Certo. Ecco. Ma caro avvocato,
Ma perché in un'opera d'arte non avvalersi dell'uomo d'arte? Perché metà delle somme che si raccolgono con stenti e disagi se ne andrebbero per gli architetti. Che esagerazione! E poi possono essere architetti che si offrirebbero gratuitamente. E questo non lo accetterete. Il vescovo di Nola, la marchesa Filiasi, padre Ludovico da Casolica, si sono trovati impigliati in mille intrighi perché avevano architetti per lo più gratuiti. Bisogna distinguere, avvocato. Non tutti gli architetti sono uguali. Lasciate fare a me. Vi farò un disegno bellissimo, senza alterare le linee già tracciate. Questo è un bello scherzo. Chi mi ha fatto venire qua oggi, in casa del professore Fortes? Bartolo, questo signore è professore di matematica all'Università di Napoli. È l'uomo più buono del mondo. Cercherà di darti un bel disegno e sarai veramente soddisfatto. Bartoluccio, la Madonna ci vuole bene davvero. Architetto, siete un regalo della Madonna, vi siamo tanto grati. Chi potrà dire quanto è grande il vostro merito? Costruire la casa di Dio. Avvocato, voi dunque state lavorando? Avete operai? Avete spese? Quando avete cominciato? Avete già molti soldi messi da parte? L'avvocato è sempre un po' impetuoso. Lui è nato in Puglia, ma possiede il fuoco del Vesuvio. Pochi soldi, ma tanta, tanta fede e tanta volontà di fare presto. La chiesa è sotto la protezione di San Michele Arcangelo e della Madonna del Rosario. Il giorno di San Michele abbiamo posto la prima pietra, mentre nella vicina Castellammare si varava una nave da guerra. A Pompei si costruiva il Tempio del Signore, a gloria di Dio e della Madonna del Rosario. Sto pensando a quando tanti fedeli verranno da tutte le parti in questo santuario. È un qualcosa che mi fa vibrare l'animo quando ci penso. Ma ora, scusate, dobbiamo andare. Devo avvertire gli operai che sospendano i lavori in attesa dei nuovi disegni. Ci perdonerete tutti. Arrivederci, vi salutiamo. Bartolo, c'è proprio un vero fenomeno. Ce ne vuole di fegato. Io quasi quasi mi sento una tremarella per tutto il corpo. Ma com'è possibile fare una chiesa senza soldi? E poi saranno veri quei miracoli? Io ho fiducia invece. Sarà davvero una gran bella cosa. Personalmente mi impegnerò al massimo. Scusate, professore. Signore, l'uomo vengono mercati. Una notizia. Parlavano certi femmine che non conoscevo e parlavo quando si riuscì con cose importanti. Chi li vuole già fatta, stare fatti mie, e ha già sentito. La chiesa cristiana si è incominciata. Ma non c'è dubbio buono, questo ricevono prezzi di tutto. Non è ma professore, ma che sono questi tutto. Che io so che sono con grauregni le case levere, i grani e dispugne e ci restano di tutto. Carolina, si tratta dei rugli, cioè le case sgarrubate dell'antico Pompei. Vicino a quelle case sgarrubate si sta fabbricando una chiesa. Gesù, Gesù, il prete lo diceva, no, che li fermano. Che il signore ricevono che il prete aveva fatto la prete che da vicino a casa sgarrubate si sta fabbricando una chiesa per la regina. Ma io non ho capito, ma la regina ha bisogno di una chiesa tutta per sé. Professore, la regina si chiama Vittoria. Carolina, è la regina delle Vittorie, cioè la regina del Rosario. Vicino a quelle case dell'antica Pompei si sta costruendo una chiesa da dedicare alla Vergine del Rosario in Valle di Pompei. Professore, voi mi scusate, ma io non ho andato a scuola e se non fosse stata per abbonarmi mamma mia, non sapessi neanche fare la spesa, non sapessi... Che cosa ha detto il prete? Che voi napoletani, vado a voi a chiesa, che sordo vostro. Perciò io non volevo dire tutto. Che lì, signore, che lì fai? Scrivono in coppa certi carte e si pigliano i soldi e l'offerta. Professore, io ho fatto un peccato, perché ha già pigliato i soldi l'orista e ha girato anche il signore. Professore, voi mi scusate, ma come si dice? Il peccato confessato è mezzo perdonato. Thank you.
spese sono tante. Bisogna aumentare il numero dei sottoscrittori. Io non me la sentivo di andare a chiedere l'elemosina, ma adesso, se non vado da tutte le mie conoscenze, ho come uno scrupolo. Avvocato, sta gente fatica. E voi, scusate, va, grazie a voi. Vuol dire per te, se vuoi quello che ci vuoi, se vuoi che i pacienti, sta piano piano, ubrito, per un capolavoro. Avvocato, siete una cosa grossa. Bartoluccio, io ci starei più addosso. Se no, questi si mangiano i pochi soldi che noi raccogliamo con tanta pena. Signora Contessa, io fatico e guardo, guardo e fatico. Ma se qualcuno si ferma, allora... Santa Andrea, non è da voi questo linguaggio. Voi lavorate per la costruzione di una chiesa. Ma vi da scusare, ma qua quando si fatico, il sangue tagli in te il cervello. Beh, adesso andate a lavorare, che gli operai avranno sicuramente bisogno di voi. Se no, si fermano e perdono tempo. Grazie a vostra. Avvocato, a parte ogni considerazione, ma i stranzi operai lavorano bene, anzi con passione. Lo sanno bene che stanno costruendo una chiesa. Infatti li vedo ogni mattina che si fanno la croce prima di cominciare il lavoro. Vero. Domani deve essere festa grande. Anzi, tra qualche giorno. Mi sembra sempre che stiamo in ritardo. Avvocato, vedi il fuoco nelle vene. La festa sarà bella, con la partecipazione di tutto il popolo. Quelle travi, quelle pareti. Mi sembra che tutto vada per il verso giusto. Sant'Andrea ti fa rigare dritti i suoi operati. Ah, sì, sì, su questo avete scelto benissimo. Mi faceva stizza mentre parlava, ma io non ce l'ho con lui, che quasi mi fa tenerezza. È proprio un brav'uomo. Tifo niente, ma quando l'ho imparato? Morte fam, però chiude. Oh, chi ti gridestro, ma Sant'Andrea? Ci ha fatto una capa tanto con queste raccomandazioni ai vecchi in salone. Ah, guarda come parla. Ma che ho conto, ma Sant'Andrea? Hai ragione, compagno. Tu, ci stai scocciando. Permitela, o lo mando qualcuno in ospedale. Ma chi mi ha fatto fare venire qua stamattina? Facendo che siete voi, e privata, a chiesa, è tutta la strafagna vostra, mannaggia. Ma Sant'Andrea, Stringimi la mano per dirmi che ti sei pentito dei tuoi peccati. Gesù ti perdona tutti. Forza, si muove, portiamolo dentro. La bestemmia proprio non ci voleva. Non si deve mai offendere Dio. È vero, è stato spaventoso, ma la Madonna ci protegge sul serio. Che bel sole stamattina a Valle di Pompei. Quelle montagne parlano di cielo. Là ci sta San Michele, là poi il Vesuvio, un po' insidioso per la verità, ma da spettacolo con il suo pennacchio. Avvocato, questa signora viene dall'Inghilterra, vuole parlare con voi. Signore, come mai dall'Inghilterra fin qua? Ho visto una croce su delle mura in costruzione, mai avevo notato questo. Eppure vengo ogni anno a visitare l'antica città di Pompei. Sono una scrittrice, mi chiamo Herbert. Tutti dicono Lady Herbert. Ma lasciamo questi termini. Mai vista una croce su una fabbrica? Cosa volete fare in queste campagne solitarie e deserte? Vi manda certamente la provvidenza. Così potrete vedere i miracoli che stanno avvenendo qui a Valle di Pompei, con la preghiera del rosario. E qui ci sono miracoli? Signora, qui siamo tutti sorpresi. Mio padre è guarito da gravissima infermità, come pure la mamma dell'avvocato. Una ragazza di Napoli si è salvata da epilessia. Un ragazzo di Agerola, su quelle montagne che vanno verso la città di Amalfi, è guarito anche lui miracolosamente, mentre la mamma invocava la Madonna del Rosario di Pompei. Il ragazzo stava per morire e la mamma gli ha messo sulla fronte un'immagine sacra della Madonna del Rosario e ha pregato. Signore, il ragazzo è guarito all'istante. Stiamo lavorando per ordine del vescovo. Raccogliamo un soldo al mese. Tra tanta gente di buona volontà. Sono sorpresa. Io scrivo sui giornali. Quel che mi avete detto voi, presto lo saprà l'Inghilterra e l'America. La Pompei antica è sepolta. Ne nasce una nuova, più bella, più felice. Complimenti, avvocato. Questa è una terra misteriosa, signora Herbert, che muore e risorge. Prima con la lava, poi con il fuoco, la cenere, i lapilli.
solo nel 1740, con la vendita della vecchia campana e del materiale della vecchia chiesetta, ne fu costruita una nuova, ormai anch'essa semicadente. I re di Napoli fecero anche bonificare questa zona, modificando addirittura il corso del fiume Sarno. Interessante, bisognerebbe scriverla questa storia. I documenti non mancherebbero se ci fosse una persona appassionata alle ricerche. Ora, come vedete, si sta costruendo per il nuovo. Il vecchio può attendere. Faremo l'una e l'altra cosa. Ho già messo gli occhi su una persona che potrà sicuramente esserci di aiuto. Il professor Ludovico Pedro, attento ricercatore. Siete meraviglioso, avvocato. È solamente una passione per recuperare il tempo perduto. Voi, tempo perduto, non siate troppo umile. Signora, l'avvocato è una grazia della Madonna per Valle di Pompei. Che fortuna, non avrei mai immaginato di incontrare tanta bontà e tanto fervore e sapere notizie così interessanti. È sempre vero, come si dice anche da noi, vedi Napoli e poi muori. Qui, Napoli e dintorni, ovunque si va, è una meraviglia. Eccetto alcuni difettucci. Dite così qua, difettucci? Sì, signora, difettucci. Purtroppo ce ne sono. Il conte Albenzio De Fusco, marito della contessa, fu molto largo di consigli e di opere. Acquistò molti beni, ampliò la casa cosiddetta taverna di Valle. Avrebbe fatto ancora tanto bene. È la morte che, come si dice qui a Napoli, non vuole farsi fatti suoi. Non l'avesse rapito anzitempo. Avvocato, ma stando sto buono, è una bella cosa. E poi, con tante preghiere, a Maranno facevamo prima a Sant'Andrea. Grazie, che bella notizia. Voglio far festa anch'io con voi, ma era successo qualcosa. Ma Sant'Andrea, il nostro capo operaio, era precipitato da quell'impalcatura e non dava più segni di vita. Cosa dite? Non dava più segni di vita? Ed ora sta bene. Qui le meraviglie non finiscono mai. Scriverò, scriverò. Me ne hanno parlato alcune amiche del mio paese. Le conosco bene, da quando ero una ragazza. Non possono mentire. La carità non ha voluto. Dovremmo stringerci il nome. Si chiama Genoveva. Si festeggerà anche Santa Genoveva. Non sarà certo come quando cominciamo con l'opera per i figli dei carcerati. Noi sappiamo poco di voi. Come fate ad affrontare spese così gravi in un giorno? Don Bartolo, c'è una signora di Napoli venuta con la sua famiglia. Dovrebbe essere una delle prime devote della Madonna. Fatela entrare. Chi sarà? Mi sento un po' emozionato. Volete restare solo? No, preferisco restiate qua. Certamente, sentirete un po' di storia dalle origini di quest'opera. Permesso. Commendatore, che gioia. Io sono Teresa Scala. Mi fai venire quasi la pelle d'oca. Sorella, è una storia bellissima. Non ci posso pensare. Dopo tanti anni, sempre voi. Allora però, come eravate giovane, e io ero una signorina, vi ricordate? Stavo con mia mamma e mia sorella. E voi eravate con quel parroco che non mi voleva dare il permesso di distribuire fogli in chiesa. Mi ricordo, avevate una borsa nera. E pensavo, chissà quale opera buona può fare quel giovane, e non può farla. Vi ricordate che io venni per farlo a casa vostra? Cercavo infatti la famiglia Marocca. Vostra madre mi cercava, perché voleva regalare l'altare. Il primo altare di marmo per la chiesa che si stava costruendo a Valle di Pompei. Cose immense. Mi trovai di fronte a un regalo inaspettato. E ho un'accoglienza felicissima. Non ho neanche pensato di presentarmi alla superiore. Madre Giacinta, che
la superiora delle suore che mi è toccato fondare. Io, Laia, ho fondato una congregazione di suore per le orfanelle della Madonna. È un padre, un grande padre, un patriarca. Le bambine lo chiamano papà, lo accarezzano, gli tirano la pappa. Noi suore le rimproveriamo, ma inutilmente. Si sentono le sue figlie. La commozione mi ha fatto dimenticare di presentare le mie due figlie, Maria e Italia. E questi sono i loro bambini. Bambini, baciate la mano al commendatore e alla superiora. Vai. Chi mi ha fatto venire qua stamane? È quel che pensavo anch'io. Quel giorno, quando cercando le signorine La Rocca, trovai la signora Scala. Che avete fatto qui? È un paese! E poi una chiesa così grande e così bella, un organo che quando suona si rapisce. E poi che canto? Dite, sono le vostre orfanelle. Sono il mio tesoro. Oh, perdonate, il tesoro della Madonna. E la Madonna è il loro tesoro. La carità soltanto le mancine, altrimenti la Madonna si offende. E quante ne sono? Sono circa 200. E poi ci sono le suore, anche la contessa, per quel che è stato capace, ha fatto la madre a questi bambini. Adesso la chiamiamo, è piuttosto anziana, però possiede tutta la grinta della donna forte e intraprendente. Sempre la mamma ci ha parlato di voi, ci fa leggere il vostro giornale. Il rosario è la nuova Pompei. Sì, proprio questo. Noi lo aspettiamo per leggere le grazie, i miracoli della Madonna. Anche i bambini ne sanno qualcosa. Sì, sì, io so che la Madonnina è bella bella, però nuovo, non piace camminare né da Napoli a Pompei. Su un carretto brutto brutto dove portava la mannezza. Come fai a saperlo? Quell'uomo era tanto buono. Però ha portato la Madonna sulla mannezza. La Madonna è umile. Ti ricordi dove nacque Gesù? Nella grotta dove stavano i due all'asinello. Anche lì c'era la mannezza. Commendatore, le sapete trovare tutte voi le risposte. Ma ditemi, adesso che avete creato questa casa per le orfanelle, siete contento? Oppure... Signora Teresa, il commendatore non si arrende mai. Ha fondato anche un'opera per i figli dei carcerati. Davvero? Ma come vi viene in mente? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che succede qua stamane? Contessa, vi ricordate la signora Scala? Teresa, quando cercavamo le signorine La Rocca? Che cosa? Sì, sì, altro che mi ricordo. Voi la signorina Teresa, ma datemi un bacio. Queste saranno le vostre figlie, vi somigliano. Sì, sono Maria e Italia e questi i loro bambini. Bambini, baciate la mano alla contessa. Io li voglio abbracciare tutti. Ma come mi viene in mente di creare un'opera per i figli dei carcerati? Non ne parliamo. Mio marito, quando si tratta di spendere soldi, è sempre contento. Sta cercando i casi più strani. E lo sa lui come fa. Certo è che ci riesce sempre. La signora contessa, mia moglie, è una donna prescelta. Tutto il bene che si fa qui, lo dobbiamo a lei. Commendatore, ma come avete fatto con l'opera per i bambini dei carcerati? La Santa Madonna quel che è avvenuto. Un uomo un giorno, in questo studio dove siete voi adesso, entrò quasi di prepotenza. Si gettò ai miei piedi gridando, mi dovete salvare. Aveva ucciso un uomo quasi suo parente e fuggiva da queste parti per non essere preso dalla polizia. Veniva dalla Calabria. Come mai proprio qua? Vengono sempre i calabresi a trovare la Madonna. Sono tanto devoti. Siete un po' testati. Poi non feci altro che consigliargli di costituirsi. Anzi, gli preparai una lettera di presentazione ai carabinieri. Lui, come uscendo da un mondo dove lui solo pensava di vivere, gli rispose:
E ai miei figli, chi ci pensa? Un colpo al cuore. Mi trovai impigliato in questo calvario. E da allora non vedo l'ora di uscire. Mi consigliai due volte. Qui sopra questo tavolo conservo tante lettere di amici che mi sconsigliavano all'impegolarmi in un'opera che non conoscevo nemmeno il modo di organizzare. Commendatore, purtroppo devo allontanarmi. Ho lasciato una ragazza inferma, piuttosto gravemente. Credo che venga il professore Moscati a visitarla e vorrei trovarmi presente. Professore Moscati, avete detto? Che sant'uomo! A Napoli non si parla che di lui. Uomo santo e dotto. È una fortuna per noi. Ogni sua parola è precisa e preziosa. Ma adesso, scusate, devo andare. E come avete fatto con i ragazzi abbandonati? Chiesi un parere al gesuita Giorgio Pellegrinis, calabrese curosano. Mi assalì, rimproverandomi che non avessi già iniziato. All'obiezione che qualcuno faceva sull'età mi rispose: il cuore non invecchia mai, può invecchiare il corpo, ma lo spirito vivo della carità è sempre giovane. Era un vostro amico per parlare così, ma era anche un santo, certamente. Io gli feci osservare che a causa della mia età forse non sarei riuscito a veder compiuta l'opera, a vedere i primi fanciulli nella nuova casa. Lui mi rispose: e che ti importa? Basta che avrai salvato un solo fanciullo, che avrai impedito un solo peccato. Fu più categorico quando incalzò: tu non vedrai compiuta l'opera, ma è un esempio che darai agli altri cristiani. È una nuova via che tu apri. Gli altri potranno seguirti. Oggi sei un po' irrequieta. Mamma, devo fare la pipì. Signora contessa, voi mi capite, ma certo. La bambina ha bisogno. Certo. Accompagna la signora. Tanti fatti avvenivano nel frattempo. Per esempio, Giuseppe, Peppino, il bambino nato nel carcere. È sconvolgente. Nato nel carcere da una donna giovanissima. Non poteva rimanere con la madre oltre il terzo anno di vita. E non c'era un istituto che lo potesse accogliere. Io mi interessavo. Lo feci accogliere da una casa di sopra. Ma la salute gracilina, le cattive cure ricevute nel carcere, gli consentirono di superare una gravissima malattia. E proprio quando avevo stabilito il giorno per far accogliere Peppino nella nuova casa, mi giunse una lettera. La conservo qui sul tavolo, come un testamento. Darvi una triste notizia. Il figlioletto di Maria Grazia, che vi era tanto caro, è morto. Ho fatto sapere questa notizia alla madre. La poveretta era inferma, non viveva che attaccata al filo della speranza. Dopo 15 anni di pena, avrebbe riabbracciato l'unico suo tesoro. Questo filo si è spezzato, dalla triste notizia, si è spezzata pure la vita della povera condannata. Maria Grazia è morta anch'essa. Il dolore. Tutto questo? È impossibile una cosa simile. Intesi una fiamma al cervello. Avrei voluto piangere, avrei voluto gridare. Mi pareva di aver trasgredito un dovere. Bartoluccio, adesso le cose sono diverse, i ragazzi sono qui. E pensare che l'8 marzo, quell'anno 1891, avevo deciso, con l'esempio di San Giovanni di Dio, appreso ascoltando una predica: sarò l'accattone della carità per i poveri figli dei carcerati. Il
24 maggio di quell'anno, lanciai un appello al mondo, un vuoto del mio cuore, e nacque l'opera assolutamente nuova per questi poveri ragazzi. Permesso? È la voce del professore Moscati. Avanti! Buongiorno. Abbiamo ospiti oggi. Professore, siete un angelo. La Madonna mi ha ispirato. C'è una ragazza inferma. Non vi preoccupate, l'ho già vista altre volte. E Angelina, l'ho vista anche poco fa. Quando l'ho visitata la prima volta era veramente grave, in gravissimo pericolo. Ma ora non c'è più niente da temere. Anzi, sapete che vi dico? Questa ragazza ha avuto non una grazia, ma un grandissimo miracolo della Madonna. Professore, voi mi sorprendete. Voi sorprendete me. Io, quando vengo a Valle di Pompei, vengo per onorare la Madonna, sicuramente, ma anche per voi, che siete un grandissimo eroe della carità. Voi un giorno vi vedremo sugli altari, fra i santi. Voi ci andrete prima di me. Che state tutti e due, professore, fatto Nuccio la testa dura. E se fanno santo lui, devono far santo anche me. Avete ragione, signora Contessa, c'è un posto anche per voi. Professor Moscati, che sorpresa! Sentivo parlare, ma non capivo la voce. Professore, perché non date una benedizione a questa bambina? A tutti questi bambini? Oh, bella, quando sarò parroco vi darò una grande benedizione. Ora piuttosto, chiediamolo al nostro venerando patriarca Don Bartolo. Anche i grandi professori scherzano, specialmente quando sono santi. Ma dove mi trovo stamane? E che cosa meravigliosa! La Madonna lo sapeva. E io, una giornata come questa, non potrò dimenticarla mai più. Completa est Domus Domini. Rallegrati, Eminenza, mentre appare nella sua alta e armoniosa mole la grande torre campanaria, braccio della nobilissima basilica proteso verso il cielo, opera da voi voluta a completamento del Tempio di Dio sorto nella Valle delle Meraviglie. E voi, venerando Vegliardo, prescelto ad essere l'araldo della carità e del miracolo, anche voi rallegrate. A nome del popolo cristiano, io, antico collaboratore, vi saluto. Quanto più la vecchiezza vi curva e vi rende piccolo a cospetto degli uomini, tanto più la fede e la Chiesa vi rendono grande. 50 anni di fatiche e di lotte per la Madonna si compiono. Umiliatevi e cantate a Dio l'inno di lode. Vergine di Pompei, abbiamo compito la tua casa in terra. Prepara per noi la tua casa in cielo. Evviva! Lei comprende bene che tutta questa attenzione è rivolta al padre degli orfani, a questo grande cuore. Beh, non vede come sono diventato piccolo. L'ha detto anche Monsignor Fabozzi. Don Bartolo ha sempre voglia di scherzare e le sue battute sono sempre appropriate. Adesso ascoltiamo la voce dei giovani. Commendatore, noi ragazzi di quest'opera siamo orgogliosi che portiamo il vostro nome. Dire padre è troppo poco.
Noi non sappiamo trovare una parola per ringraziarvi. Voi ci avete dato tutto. Abbiamo imparato tutto da voi. Ma specialmente abbiamo imparato a capire chi siete voi e quanto grande è il vostro cuore. Tanto grande che ognuno di noi è convinto di essere amato da voi più di tutti gli altri. La Madonna vi ha messo nella mente tanti pensieri e il cuore si è fatto grande come il mare. Grazie. Dovete vivere altri 100 anni. Sono davvero dei figli per voi. Li avete trasformati. E pensare che il professor Lombroso e tanti altri professoroni non credono alla vostra opera. C'è una scienza orgogliosa ed una sapienza umile. Ma la scienza orgogliosa demolisce ed intristisce. L'umile sapienza costruisce e porta gioia. Permettete la parola! Parlate, se vi piace. Commendatore, gli tengo la carta scritta per fargli auguri e per ringraziare. Noi che abbiamo trovato il pane per campare, i mezzi per ci sposare e per ci crescere una famiglia. E abbiamo trovato la religione di Gesù Cristo, che la bontà del cuore e la felicità fa bene a tutti quanti. Specialmente ai bisognosi come siamo noi, e questi cucirilli che stanno in testa casa. Commendatore, voleste la nuova se potete. Siete bravi, siete lo sani. Come stanno a meraviglia? Eccellenza eminentissima, noi casimo povera gente. Mio nonno non sapeva quanti dici su, e dato che era vecchio, pensava che uno dei dì ad essere morto, perché pure essere troppo vecchio. Ma mo tanta ignoranza non ci sta più, perché voi la vita ruota. Che fate che siete? Siete grandi. La popolazione va a fare un monumento. E c'è lei, hai dato una forma a un romano. E per 100 anni ancora. Eminenza, commendatore, non possiamo imporre il silenzio a chi ha il cuore pieno. Griderebbero le pietre. Eminenza, commendatore Don Baffi, autentico nostro padre, grazie. Per voi è fiorita la nostra vocazione e noi siamo orgogliose di aver offerto allo sposo più dolce e più fedele la nostra giovinezza. È un sogno. Siamo chiamati al servizio della carità, nella splendida reggia della Madre di Dio, accanto alle creature che il dolore ha ferito. Come passano gli anni? Si rinnova di giorno in giorno la giovinezza del nostro spirito, felici tutte di molare la nostra vita nell'amore. Tutto questo abbiamo imparato da voi, nostro padre. Grazie. Possiamo dire anche una parola? Proprio non è il caso, scusateci. Venite, venite avanti. Forse sono pellegrini venuti da lontano. È giusto. E poi un vostro desiderio è un ordine per me. Allora venga una persona, magari il direttore del gruppo. Veniamo dalle Puglie. Salutiamo la nostra gloria, trapiantata qui, in Valle di Pompei. Lasciamo parlare il cuore. Voi ci avete entusiasmati con le vostre parole, i vostri scritti, le vostre preghiere. La supplica alla Madonna ci mette in ginocchio insieme a milioni di persone di tutto il mondo. Da lontano ci sentiamo un cuor solo e un'anima sola, insieme alla grande famiglia di Valle di Pompei. Sono nostre le parole di questo apostolo e santo. E quando abbiamo bisogno di aiuto, sono sempre le sue parole che ci fanno pregare, rivolte alla Madonna del Rosario di Pompei. Lontani, ma vicinissimi, sotto il cielo della Campania batte un cuore di pugliese che fa vibrare gli animi di tutto il mondo. Peccato che sia scomparsa la compagna fedele, la contessa Marianna De Fusco, anche lei gloria della Puglia. Scusateci, ma non potevamo tacere in un giorno così importante. Commendatore, tutta la Puglia è con voi, è tutto il mondo. Sembrate un piccolo sovrano, avete fatto come la Madonna, avete creduto. Ed ora tutte le generazioni vi chiameranno beato. Tutta bontà di tanta brava gente. Paradiso, paradiso. Eminenza, questi ragazzi sono piccoli fiori coltivati a Valle di Pompei. Siamo due ragazzi
che rappresentiamo la prima e l'ultima opera del nostro padre fondatore. L'orfanotrofio della Madonna di Pompei e l'Istituto Sacro Cuore, ultimo voto del vostro cuore. Vorremmo dire la storia di ciascuno di noi. Una prova molto difficile ha ferito le nostre case. Il dolore ci ha sconfitto, una bufera ci ha travolte. Ma la mano della Madonna ci ha guidato nelle vostre mani, padre amatissimo Don Bartolo. Il sorriso è riapparso sui nostri volti. Abbiamo ritrovato la gioia dell'amicizia, della scuola, del canto per lodare il Signore, delle attività che ci preparano alla vita. Ogni giorno che passa è una grazia. Quando a sera, al caldo del letto, prendiamo il nostro riposo, il pensiero corre alle nostre case. Le vediamo vuote perché mancano le persone più care. Allora il pensiero ritorna a questa valle. La Madonna è la nostra mamma e voi siete un vero papà. Vorremmo vedervi con i nostri occhi che cominciano a chiudersi, come quando la nostra mamma ci dava l'ultima carezza. Ma vi vediamo ugualmente, con gli occhi del cuore, e dopo aver detto un'ultima Ave Maria, diciamo sottovoce, buonanotte, papà. Commendatore, permettetemi un gesto semplicissimo e certamente gradito. Ma prima voglio leggere un brano della lettera di Sua Eminenza Pietro Gasparri. L'Augusto Pontefice eleva il suo inno di riconoscenza alla Regina del Cielo, che ha voluto erigere così un trono di gloria ed aprire una sorgente inesauribile di grazie. Ed il pensiero di Sua Santità si volge paternamente a Vostra Signoria, che con zelo così ardente ha promosso il culto della Vergine Santissima e con la sua protezione ha aperto un nuovo campo di beneficenza. E mentre si rallegra con lei, si degna farvi giungere un segno della sua affettuosa considerazione. Il Santo Padre, tramite il Segretario di Stato, mi incarica di trasmettere a voi l'altissima onorificenza di Gran Cavaliere della Croce del Santo Sepolcro. Bartolo, aspettiamo una vostra parola. Quest'oggi, in presenza di questa eletta corona di personaggi, dei miei figli di adozione, voglio fare il mio testamento, sentendo avvicinarsi l'ora estrema. Ho raccolto e profuso milioni per fondare la Basilica Pompeiana, le opere di beneficenza, la nuova città di Maria. Non la più posseggo, sono povero. Mi restano le insegne cavalleresche, a testimonianza di benevolenza dei sommi pontefici. Eppure queste voglio donare. Alle orfanelle lascio il ricordo la commenda di San Gregorio Magno, datami dal Papa Leone XIII.
ai diletti figli dei carcerati, la spada dell'ordine di San Gregorio, che è simbolo di fortezza e che a voi, miei diletti figli, ricorderà il dovere di essere forti nella virtù e nella religione. Desidero che voi, o miei diletti figli, la sospendiate presso l'immagine di Maria, come fece Sant'Alfonso dei Liguori con il suo brando di cavaliere. Alle figlie dei carcerati, ultimo voto vivente e sogno più caro del cuore, lascio la gran croce del Santo Sepolcro, datami oggi da Pio XI. Chiamo tutti voi testimoni, anzi, come tanti notari delle mie ultime volontà. Eminenza, a voi che siete il capo del santuario e delle opere da me fondate, lascio le mie ossa con la preghiera di farle riposare ai piedi del gran trono della mia dolce regina. Da me servita per oltre 50 anni e accanto ai resti mortali della contessa mia consorte. Sulla lapide che coprirà la mia modesta tomba siano scritte queste parole. Qui giace l'avvocato Bartolo Longo, fondatore di questo santuario. Implorate pace. Il mio sguardo va lontano, è il futuro. Fratelli e sorelle in Gesù Cristo, devoti della Madonna della Valle di Pompei, esistenti in ogni terra cristiana, sento un desiderio struggente di aprirvi l'animo mio. Con la vostra carità avete alimentato un vero popolo di piccole anime care a Dio e alla Madonna. Continuate, continuate senza interruzione neppure di un minuto solo nell'opera del vostro amore e della vostra carità per il popolo dei miei figli, per quelli che vedo ora e benedico, per tutti quelli che verranno un giorno e che amerò con più perfetto amore quando si saranno chiusi questi occhi mortali. Io sento un'incrollabile sicurezza della continuazione della vostra carità, della vostra generosità, della vostra preghiera. E certamente un sorriso celeste, una prova di amore, la regina vuole dare suo vecchio, affezionatissimo, per quanto indegno servitore.